Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. In apertura non possiamo che ricordare la tragedia di Rigopiano. Oggi è il quinto anniversario da quando la valanga si distrusse l'hotel di Rigopiano, uccidendo 29 persone. Prima di collegarci in diretta a Rigopiano, a Farindola, per seguire la cerimonia di oggi in ricordo delle vittime, andiamo a Chieti, a Montesilvano, dove ci sono state anche lì delle celebrazioni. Vediamo il servizio. Sono trascorsi 5 anni da quando una valanga spazzò via l'hotel resort di Rigopiano, uccidendo 29 delle 40 persone che vi si trovavano, tra dipendenti della struttura e vacanzieri. Il 2022 potrebbe essere l'anno della sentenza nel processo ai 30 imputati, accusati a vario titolo di omicidio, lesioni colpose plurime, disastro colposo, abusi edilizi e falso ideologico. Oggi anche Chieti e Montesilvano hanno ricordato i propri concittadini rimasti sepolti da neve e macerie. Nel capoluogo teatino cerimonia al monumento di Via d'Aragona per ricordare il poliziotto Dino Di Michelangelo. Col tempo il dolore non si affievolisce ma aumenta, ci ha detto il fratello e collega Alessandro. Dolore doppio per quanto riguarda me, ma è un dolore che comunque con il tempo non si affievolisce, ma piuttosto aumenta. Aumenta in che termini? Nei termini della ricerca della verità, che diventa quasi come un obiettivo primario. Metti da parte tutto il resto della tua vita, i progetti. A proposito di ricerca della verità, lei ha fiducia nella giustizia? Certo, fiducia l'avevo sempre, l'ho avuta sempre. Essendo anche un appartenente alle forze dell'ordine, posso sentirmi con la coscienza a posto di aver fatto tutto quello che c'era da fare a livello di parte civile, a livello di fratello e come cittadino, al punto da sposare in pieno come famiglia tutte le teorie e tutte le scelte processuali della Procura della Repubblica di Pescara. Ovviamente qualcuno dovrà prendersi le responsabilità di quello che è potuto accadere dopo e che avrebbe potuto portare al salvataggio di più persone. 7 i montesilvanesi che si trovavano nel resort, 2 di loro, Bianca e Tobia Foresta, non sono sopravvissuti. Sono state ore e giorni molto duri, perché inaspettati. Erano persone che erano andati soltanto per fare 2 giorni di riposo e invece il loro riposo poi è durato in eterno. Speriamo che, sentite anche le parole del procuratore capo, che quest'anno sia l'anno della svolta, sia l'anno dell'accelerazione definitiva, perché ce lo meritiamo e se lo meritano soprattutto le 29 persone che purtroppo oggi non ci sono più. A Montesilvano un anno fa è stato inaugurato un giardino in ricordo delle vittime. Dobbiamo fare in modo che quella tragedia non si ripeta mai più, ha detto il sindaco di Montesilvano e presidente della provincia di Pescara. Un'area verde che è frequentata da tanti bambini e ragazzi e ha sicuramente un significato, sia quello di rappresentare il bello della vita ed è quello che in qualche modo anche i familiari oggi vogliono venga ricordato. Questo giardino, al di là di questo significato, poi è della bellezza che rappresenta, vuole essere anche da monito affinché insomma quello che è successo, quella stessa tragedia, in futuro non si ripeta più. E come abbiamo detto, sono trascorsi 5 anni dalla tragedia di Rigopiano, quando alle 16:48 del 18 gennaio del 2017 una valanga travolse l'hotel resort, provocando 29 vittime tra le 40 persone presenti nella struttura. Per ricordare le vittime sono state organizzate commemorazioni sia sul luogo della tragedia, con una fiaccolata che è in programma nel pomeriggio, e sia, come abbiamo appena visto, nelle città di Montesilvano e Chieti. Noi lottiamo da 5 anni, hanno scritto in una nota i promotori del Comitato delle Vittime, per dare giustizia ai nostri angeli e per far sì che mai più si ripeta quello che è successo a Rigopiano. Tra i presenti ci saranno questo pomeriggio anche i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese, i quali hanno voluto ricordare un'esperienza terribile che, sottolinea il presidente Daniele Perilli,
ha segnato tutti i soccorritori. Ritrovare però alcuni ospiti dell'hotel ancora vivi è stato emozionante per chi, come noi, ha partecipato alle ricerche fin dalle prime ore. Questo il ricordo dei soccorritori. E mentre siamo in attesa di ripristinare il collegamento in diretta da Rigopiano per vedere anche i contributi delle persone lì presenti e il programma di questa commemorazione oggi nel quinto anniversario, nel frattempo noi andiamo avanti col nostro giornale, parliamo di politica. Sono una persona al servizio della comunità e sono presidente nel rispetto dei principi statuari. E questa è la replica del presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, a seguito della richiesta di fare un passo indietro espressa dal senatore Luciano D'Alfonso. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Una risposta ferma ma pacata. Dopo la richiesta di un passo indietro rivoltagli dal senatore Luciano D'Alfonso e dopo l'audizione svoltasi a Roma dinanzi alla Commissione parlamentare per il sistema bancario, il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, Nicola Mattoscio, ai nostri microfoni ribatte e risponde alle polemiche delle ultime settimane, specificando quello che negli anni ha fatto la sua fondazione per la città di Pescara. Si chiede che io faccia un passo indietro, ma io sono sempre stato una persona di servizio e al servizio della comunità. Mi ritrovo ancora a fare il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo, non contravvenendo a norme e principi statutari, ma in rigoroso rispetto di norme e di principi statutari e su proposta di consiglieri numerosi che compongono gli organi dell'ente, che all'unanimità hanno voluto che io fossi nuovamente presidente dell'istituto. Lei cosa risponde a chi, insomma, rimprovera la fondazione di aver poco pensato negli ultimi anni al sociale della città di Pescara, ai poveri, avrebbe messo un po' da parte i principi sociali? Purtroppo una tesi di chi non è documentato e di chi ignora, probabilmente perché è distratto da impegni più importanti. La Fondazione Pescara Abruzzo ha erogato a favore delle sofferenze sociali in media il 24% delle risorse che costituiscono il fondo istituzionale per le attività erogative a favore di tutti i settori rilevanti statutariamente. Non solo, ma si devono aggiungere a questi dati anche gli effetti dei progetti di lungo periodo che la Fondazione ha realizzato nella nostra comunità. Mi riferisco in primo luogo alla Cittadella dell'Accoglienza, che è un progetto della Fondazione, di proprietà della Fondazione, che è gestito egregiamente e con grande generosità e impegno dalla Caritas provinciale e che nel periodo che ho citato del triennio 18-20 ha erogato in media poco meno di 60-70 mila pasti all'anno a favore dei poveri. Per chiudere, professor Mattoscio, secondo lei perché solo oggi molti si accorgono della Fondazione Pescara Abruzzo e della sua lunga presidenza? Beh, evidentemente perché le cose concretamente realizzate forse adombrano le poche cose realizzate da altri. E forse perché anche l'autorevolezza, la reputazione che la Fondazione Pescara Abruzzo ha conquistato nel corso del tempo finiscono con lo sminuire il ruolo della mala politica, non quella della buona politica di cui ci sarebbe e ci sarà sempre bisogno, come io mi auguro. E ora andiamo in diretta a Rigopiano, siamo riusciti a ripristinare il collegamento, allora andiamo da Stefano Recanati per sapere come si svolgerà quest'oggi la commemorazione del quinto anniversario dalla tragedia. Linea a te Stefano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Sì, hai detto bene, sono passati 5 lunghi anni da quel 18 gennaio del 2017 quando l'Abruzzo, tra forti nevicate e forti scosse di terremoto, fu proprio colpita al cuore, le tre scosse della mattinata, poi la notizia della valanga di Rigopiano. Tanti i ricordi di quella giornata, ricordi che abbiamo strappato anche a Fabio Pellegrini,
Pellegrini, un volontario, un soccorritore di Loreto Aprutino che per primo insieme ad altri colleghi arrivò sui resti dell'hotel Resort Rigopiano. Ero qui quella notte e effettivamente le condizioni meteo di oggi non erano niente a che vedere con quelle di quel giorno o di quei giorni. Ricordo delle immagini strazianti e immagini che molto forti che non avrei mai voluto vedere. Purtroppo ritornano spesso quelle immagini, non solo in questi giorni, ma anche ogni qualvolta vedo un oggetto, una sedia, dei colori che mi fanno pensare appunto agli oggetti che erano presenti all'interno dell'hotel. Il pensiero va sempre lì e ai momenti di quella notte, di quei giorni. 40 erano gli ospiti dell'hotel Resort Rigopiano, 11 i superstiti, 29 purtroppo le vittime. A proposito di vittime, continuano a chiedere giustizia proprio i familiari che poi negli anni hanno formato il comitato vittime di Rigopiano. Parlavamo inizialmente del terremoto, quel terremoto che potrebbe essere l'ago della bilancia alla ripresa poi delle udienze il 28 di gennaio. Allora andiamo a sentire Gianluca Tanda, proprio uno dei membri del comitato vittime di Rigopiano. Provo a rubare due parole che dici spesso: non c'è memoria se comunque non c'è giustizia, e voi la giustizia la cercate anche nel giorno del ricordo. Sì, purtroppo non possiamo esimerci da questo. Noi veniamo qua sopra, veniamo sempre a testa china perché non pensiamo che non abbiamo fatto mai abbastanza. E lo so, è autodesorismo, forse non ci abbiamo nessuna colpa noi, però dobbiamo cercare a tutti i costi questa giustizia. Sappiamo che purtroppo tutta la vita non uscirà a galla, ormai sono passati 5 anni e tante cose successe qui riparranno qua se perde tutta questa neve, però almeno quel senso di giustizia lo dobbiamo dare, lo dobbiamo avere. Qual è la paura più grande poi alla ripresa delle udienze? Allora, fino a ieri c'era una paura che passasse l'idea che è stato il terremoto, no? Quello che vorrebbero ovviamente la difesa degli imputati, hanno chiesto loro, hanno fatto una controperizia della perizia del tribunale, della procura di Pescara. Proprio oggi è notizia che un perito ha già presentato una parte di relazione dove dice che il terremoto non c'è nessuna colpa, diciamo, se vogliamo intenderla così. Quanto vi fa paura la prescrizione? È molto, molto. Però ecco, quella iniezione di fiducia che ci ha dato il nuovo procuratore capo della procura di Pescara, che pubblicamente ha dichiarato che chiuderemo almeno la prima fase processuale, quindi il primo grado, entro l'anno, ci ha dato un'iniezione di fiducia, ripeto, e siamo fiduciosi. E si aggrappano proprio alle parole del nuovo procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, familiari delle vittime di Rigopiano. Allora hanno detto di stare tranquilli, che ci sarà sicuramente una calendarizzazione più fitta e sicuramente prima dell'anno si riuscirà a trovare qualcosa di positivo anche dalle aule del Tribunale. Intanto abbiamo detto che si tornerà il 28 gennaio, ma ci sarà un rinvio, perché comunque la superperizia slitterà di ulteriori 90 giorni per capire se il terremoto è correlato poi alla valanga. Quel 28 di gennaio ci sarà solo da definire la posizione di Antonio De Vico, ex sindaco di Farindola, l'unico degli imputati a aver scelto il rito abbreviato. Oggi pomeriggio ci sarà il giorno della memoria, il momento clou, alle 15 la fiaccolata, poi alle 15.30 l'alzabandiera e il silenzio militare, alle 16 la messa officiata da Don Luca, il parroco di Farindola, e poi alle 16.49, orario simbolo della valanga, la canzone Signore delle Cime, che accompagnerà il lancio di 29 palloncini bianchi. Da Rigopiano è tutto, linea che può tornare allo studio.
Grazie a Stefano Recanati, grazie anche a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Nella prossima edizione del TG il resoconto di questa giornata dedicata al ricordo delle 29 vittime di Rigopiano. Noi ora andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di Covid, apriamo la pagina dedicata alla sanità. Venerdì 21 gennaio prossimo tutte le ASL abruzzesi organizzeranno un open day per la vaccinazione anti-Covid riservato alle donne in gravidanza. In questi mesi, spiega l'assessore alla salute Nicoletta Verì, abbiamo riscontrato che tra le donne in stato interessante persistono ancora molti dubbi sull'opportunità della vaccinazione contro il Covid, alimentati da un flusso di informazioni non sempre coerenti. Per questo abbiamo promosso questa giornata, ha detto la Verì, in cui sarà possibile ricevere appunto ogni tipo di informazione, chiarire perplessità, ottenere chiarimenti da parte di medici, ostetrici e specialisti. Un'occasione dunque per ricevere tutti gli strumenti per una scelta consapevole sulla vaccinazione, ha detto l'assessore regionale. Per partecipare agli Open Day sarà necessario formalizzare la propria adesione sulla specifica piattaforma regionale predisposta per l'iniziativa, che sarà attiva a partire da questa sera. E le associazioni di categoria abruzzesi chiedono alla Regione di dare applicazione alla legge 9 del 2021 per l'erogazione di contributi per le imprese di turismo e ristorazione danneggiate dalla pandemia, così da erogare anche i fondi per il cratere. Vediamo. Le associazioni chiedono un aiuto alla Regione, al Governo, la situazione è difficile, c'è anche la questione di questa legge. Ma per quanto riguarda il territorio del cratere, noi stiamo denunciando ormai da anni che questi fondi che effettivamente sono arrivati e sono nelle casse della Regione dal 7 febbraio 2019, siamo arrivati ormai ad oggi. L'unica attività svolta è di qualche mese fa, cioè quel bando per la selezione dei confini. Quindi, dovendo starci poi un secondo bando, superiamo i 3 anni e mezzo e quindi è un grossissimo ritardo, una cosa molto grave che, diciamo, in qualche stando la grossa calamità che abbiamo avuto è anche una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. E quindi noi per questo non è che chiediamo l'aiuto, ci è dovuto. Siamo dagli ultimi giorni di dicembre in una crisi, un lockdown di fatto. E purtroppo c'è il mondo del commercio, della ristorazione, del turismo che sta subendo delle restrizioni enormi, non c'è gente in giro, molti ristoranti stanno decidendo dall'inizio di gennaio di tenere chiusi e a questo si aggiunge una crisi di liquidità dovuta a diversi fattori, al fatto che ad esempio non ancora arrivano alcuni ristori promessi. È una legge regionale che va avanti da gennaio 2021 ad un anno, siamo ancora alla mancata messa a terra. Oggi stanno creando una crisi di liquidità senza una prospettiva neanche di ristoro, con un lockdown di fatto e rischia di essere, insomma, un colpo mortale. Bisogna accelerare l'iter per la fusione dei comuni. Per questo stamani i vertici dell'associazione Nuova Pescara hanno lanciato un appello al presidente della regione Marco Marsilio affinché nomini un commissario ad acta. Odoardi, un referendum, una legge regionale, ma la Nuova Pescara non ancora decolla. Perché? Quali le responsabilità? Ma, direi che è sotto gli occhi di tutti, non c'è neanche quasi bisogno di raccontarlo. Purtroppo le responsabilità sono di una parte del personale politico che non si prende le proprie responsabilità e che soprattutto non fa il proprio lavoro, il lavoro per il quale è stato eletto. Ci sono delle commissioni che sono state istituite intercomunali per poter programmare, progettare la Nuova Pescara. Queste commissioni regolarmente vanno deserte, o comunque non deserte ma senza numero legale, perché c'è una quota di consiglieri che partecipa, ma purtroppo non è sufficiente. È anche deprimente nei confronti degli stessi presidenti delle commissioni che si trovano a convocare e dover chiudere la commissione per mancanza di numero legale. Oggettivamente è anche imbarazzante, perché il rifiutarsi di svolgere il proprio lavoro e il proprio compito assegnato dai cittadini oggettivamente lascia l'amaro in bocca. Al governatore
che si è espresso sempre in maniera favorevole alla nuova Pescara, perché quando in campagna elettorale è venuto in Confindustria e ha parlato, io gli ho chiesto cosa avrebbe fatto per Nuova Pescara e lui ha risposto che Nuova Pescara andava fatta assolutamente perché c'era una legge, perché c'era stato un referendum. Noi gli chiediamo la nomina immediata di un commissario ad acta, quindi non un commissario prefettizio previsto alla fine dell'iter della legge, quindi 2024, ma un commissario ad acta che arrivi subito, spogli i consigli comunali dall'incombenza di Nuova Pescara e ridia vigore a questo iter di legge che, si badi bene, avrebbe visto la politica protagonista della fusione, ma la politica cittadina, politica dei tre comuni, una parte della politica non ha saputo interpretarla e quindi è giusto che adesso venga messa da parte. Due nuove aree pedonali nel centro storico di Teramo. Si tratta di Corso San Giorgio e di Via Capuani. Stop a macchine e furgoni all'interno dell'intero perimetro della cattedrale. Arrivano intanto buone notizie per i 23 dipendenti parcheggiatori della Tercop che saranno riassorbiti dalla Easy Help, il nuovo gestore degli stalli per il comune di Teramo. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Si chiamano APU e sono le aree urbane pedonali. Da oggi a Teramo sono due quelle definitivamente consacrate come tali, Corso San Giorgio e Via Capuani. Inoltre stop macchine e furgoni nel perimetro della cattedrale, Piazza Orsini, Piazza Martiri della Libertà, Via San Berardo e Via del Vescovado. Una rivoluzione voluta dall'assessorato al traffico del comune di Teramo che ha già individuato a compensazione 35 nuovi stalli misti nelle strade vicine. Dalle 8 del mattino sino alle 18 del pomeriggio fungeranno da carico e scarico, mentre dalle 18 in poi saranno gratuiti per tutti. I prossimi passi riguarderanno la pedonalizzazione definitiva di Piazza Sant'Anna e di Via Sant'Antonio, un programma che preoccupa però i residenti che vedrebbero diminuire drasticamente la possibilità di parcheggiare nei pressi di casa. Ci sono finalmente due aree pedonali, Corso San Giorgio e Via Capuani. Quella di Via Capuani conosciamo la storia negli anni è stata purtroppo, oggi torna a essere un'area pedonale. Questa relazione anche a uno studio fatto da Italia Oggi di alcuni mesi fa che dava a questa città una buona posizione, ma purtroppo c'era un pesantissimo zero sulle aree pedonali. Oggi ce ne sono due aree pedonali che cercheranno di migliorare la qualità della vita in questa città, perché un'amministrazione deve tendere soprattutto a questo. Inoltre Piazza Marti e Piazza Orsini, che abbiamo visto in questi mesi essere soprattutto un parcheggio, già da questa mattina si vede un enorme miglioramento anche grazie alla presenza della nostra polizia locale che sta cercando di far capire a tutti i fruitori, ai furgoni che impazzavano in questo spazio. Sicuramente adesso troveranno anche degli stalli nelle vicinanze, degli stalli diversi. E sul tema dei parcheggi arriva una buona notizia per i lavoratori della Tercop, la cooperativa che per anni ha gestito gli stalli in centro. Grazie ad una serrata trattativa tra i sindacati e la Easy Help, subentrata la Tercop, dopo essersi aggiudicata l'appalto messo a bando dal comune, i 23 dipendenti della vecchia cooperativa saranno pienamente riassorbiti a 36 ore con contratti a tempo indeterminato. E ora lo sport con il calcio di Serie C, doppia seduta di allenamento oggi per il Pescara, entrambe al Poggio di Città Sant'Angelo. Si entra nel vivo della settimana che riporterà in campo i biancazzurri che sabato sfideranno l'Aquila Montevarchi senza gli squalificati Pompetti e Iglianes. Non ci sarà il centrocampista Mirko Valdifiori, che venerdì scorso ha risolto il contratto con la società. Ieri sera il giocatore è intervenuto nel corso della trasmissione replay. Allora ascoltiamo cosa ha detto. Sicuramente è normale che, come ho detto, in campo speravo di lasciare un ricordo migliore, però anche in questi giorni ho ricevuto tanto affetto, magari ho lasciato un ricordo come uomo, come un ragazzo che anche in questi ultimi 6 mesi, nonostante ha sofferto a non giocare, ha cercato lo stesso di aiutare i ragazzi, di aiutare il gruppo e di fare sempre il bene del Pescara. E anche in questa scelta che ho fatto, ho provato in questi 6 mesi magari iniziali a vedere se si poteva cambiare magari un'idea tattica che ho sempre rispettato di mister Alteri, però ho visto che giustamente lui ha deciso
deciso di portare avanti le sue idee, quindi non aveva neanche senso secondo me continuare, è giusto farsi da parte, anche perché magari, come ho detto anche in questi giorni nelle interviste, anche magari tenere un posto in lista si libera un posto, anche perché magari può arrivare un ragazzo che può servire al Pescara in questo suo progetto. Mi dispiace perché ho detto ero rimasto perché a Pescara ero legato, anche perché mi sentivo un po' in debito con l'anno precedente e quindi anche il fatto anche del mio silenzio nel cercare di aiutare anche per quello, perché poi quando riconosci magari sai che vieni da una stagione in cui le cose sono andate male, non puoi neanche pretendere. È andata così, ripeto, non voglio colpevolizzare nessuno. Dispiace, la rabbia e la voglia di giocare ce l'ho, come ho detto, anche perché il presidente Sebastiani era stato anche gentile nel se volevo magari iniziare anche un'avventura come allenatore o post carriera, e mi aveva offerto anche se volevo appunto rimanere a Pescara, anche per questo rapporto che c'avevo io con Pescara, con la dirigenza, con tutti. Però tu vuoi giocare ancora? In questo momento sì, poi ti dico sinceramente, se dovessi finire dopo dai, una carriera che sono partito dal basso, sono arrivato in alto, e finire con gli ultimi sei mesi così senza giocare un po' mi dispiacerebbe. Oggi doppia seduta anche per il Teramo, rientra il focolaio Covid in casa biancorossa. Ieri nuova serie di tamponi prodromica alla ripresa dei lavori. Tutti i test sono risultati negativi per l'intero gruppo squadra. Un solo tesserato positivo nei test pregressi rimane in isolamento domiciliare. Sul fronte mercato, dopo la cessione a titolo temporaneo di Flavio Di Dio al Picerno e dopo l'arrivo in prestito dell'esperto difensore Roberto Codromaz dal Piacenza, il Teramo continua a lavorare per un possibile scambio di under con il Taranto per mandare in Puglia Flavio Montaperto e prendere l'attaccante camerunense di proprietà dell'Atalanta Jonathan Italeng. Nelle ultime ore peraltro sta emergendo un forte interesse del Cluj per l'attaccante romeno Daniel Birligea, che potrebbe così tornare in patria qualora l'operazione vada in porto. E ora la pallavolo, dopo quella di Grottazzolina al tie break, secondo stop consecutivo in trasferta per la Bapineto, questa volta resta a mani vuote. Prata di Pordenone si impone in 4 set e si porta a un solo punto dal sestetto di Rovinelli, che mantiene la vetta della classifica a causa dei rinvii delle gare delle due dirette inseguitrici. Domani alle 20:30 primo match casalingo del 2022 con il recupero contro il Belluno. Il servizio di Sergio Zappalorto. Unica abruzzese impegnata l'Abba Pineto, impavida Ortona riposo per turno, domani sera al 20 recupererà Castellana Grotte, mentre il Pineto, altro recupero, se la vedrà col Belluno alle 20:30 al Pala Santa Maria. Giornata a no del sestetto di Rovinelli, di nuovo sconfitto, due trasferte comunque pesanti e troppo ravvicinate, Grottazzolina e Prata, un sol punto. Vertice solitario provvisorio, un momento decisamente negativo. Ancora una gara a corrente alternata con troppi errori inspiegabili, talora persino elementari. Ricezione spesso in affanno, molti gli hai subiti, battute regalate ai friulani nei momenti clou, rimonte esagerate, mettici pure alcuni soliti pasticci arbitrali ma con un peso relativo, rare le fasi positive al di là dell'unico set vinto. Squadra che non brilla come un mese fa, ma va pure rimarcata la pazzesca rincorsa di un Prata al suo nono successo consecutivo, non un caso, e ora un sol punto dagli abruzzesi. Baldazzi il più prolifico, 17 punti dei locali, Link per il Pineto 20 punti e 44% con 3 ace, ma anche 7 tante battute sbagliate. In difficoltà la difesa, non efficiente l'attacco come da costume, soprattutto però la differenza ha un nome preciso, Muri, udite, 4 vincenti l'Abba, ben 18, avete capito bene, 18 il Prata, superfluo ogni commento. E giovedì 20, non mercoledì 19, sempre alle 21 in pallavolè, si parlerà anche del recupero di domani, ripetiamo, ore 20:30 in casa contro il Belluno, dovrebbe essere tutta un'altra storia. Termina qui questa edizione del TG6, i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube, sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.